La carne, in secondo, e la gloria sopra, se viene in mezzo alla nuova, pazienza. Vado a sede, la sera, la sera, la sera, la sera. Alcune persone quando leggono la Bibbia da disgrazia si lamentano. La non si spugnate con i giochi di Dio. E poi dice perché io mi devo amare e fare non sa male. E se non per esame. Dice a me non la lingua. Dice uff. O si mette a sacrare. O si mette a maledire o a offendere. A volte vengono. Rompe. E sciocca più. Si rompe, si taglia le vestiti. E anche più sciocca. Si tira i capelli. E altro ma tutto. Si picchia la parola. Adesso questo è un rifiuto con le membra. Guarda. E alcune persone invece pazienti. E aspettare con i sangue che pazienza col cuore, con la lingua e con le membra. E questa pazienza è un obbligo per un'abilità di tutta l'uomo. E quindi se vedi, se senti il colpito della disgrazia, cosa è indispensabile che tu pazienza. Invece il rifiuto rappresenta uno dei maggiori dei peccati di giorno. Così la persona felice è la troppa che davanti alla disgrazia paziente. Invece colui che è colpito dalla fibra, quando viene colpito dalla disgrazia, rifiuta. E alcune persone quando chiedono come sta il padre, dice cambio di me. Che è la come sta il padre, la mamma, cosa dice? Tutto bene. Che è preparato? Come il cibo? Anche bene. Dice buonissimo. Che è il dolore? Come è il corso? Perfetto, ci sei là. Grazie per il mondo, sempre grazie alla strada, sempre dice bene. Invece è una persona che dice cos'è. Che va, come stai a fare la mamma? Che va alla strada? Ah, come vanno le cose? Dei pezzi sono un po' male. E si prevedono ancora gli altri. E i governanti. Entra la malata. E a quello il marito meschino. E dice la malata meschino, tu è in questa. E non è niente a casa questa parte. Hai finito il cuore. Ma io non posso fare niente per me, se avessi una mano di fare qualcosa non l'ho fatto per me stesso. E questo ospedale è l'ospedale che giù e se lo faccio da te. Ma adesso non lo e questo che mi cura non è neanche una di loro. Pensi di volere qua, la luce di morte, quindi magari la tua pizza, un po' di gente che non potete. E magari ti danno un cibo per i campi. Questa è un'esigenza rifiuta da ciò che ti sta accadendo. Invece questo è lo studente di Aiutare, entra la malata. Che sia una qualificazione, che non sia male. E con la parola, gli dice che ricorda i versetti e gli hadith che vanno nella pazienza. E gli dice, guarda che la ti amo. E ti ha messo la parola. Adesso è paziente. E ha la sua parola innanzi di me. Adesso è quello che ho fatto. Cosa è accaduto?
cosa vi dice? Lui dice, invece con la parte, dice, non tornare più.